Il primo anno di iniziative per i 100 anni della Grande Guerra è stato sicuramente molto positivo, con tanto entusiasmo riscontrato nelle città come nei paesi. Adesso è arrivato il momento di spingere ancora di più sulla promozione del territorio in Italia e all'estero. Parola di Gianni Torrenti, assessore alla cultura del Friuli Venezia Giulia. Ecco perché la mostra itinerante Luoghi di pace dal fronte del sangue utilizza una rete di 80 comuni di 5 nazioni, Italia, Slovenia, Croazia, Austria e Francia, per evidenziare i cambi sociali delle aree coinvolte attraverso semplici ma precisi racconti che nella versione multimediale approfondiscono di volta in volta le storie più interessanti relative a Gorizia, l'Isonzo e il Carso. Proposta in formato multilingue, la mostra è in grado di cambiare focus a seconda del luogo dove viene allestita, garantendo in questo modo una lettura ad ampio raggio ma anche personalizzata della Grande Guerra. Una mostra è nata già alla fine 2013, inizio 2014, con un rapporto convenzionale tra la regione e la provincia di Gorizia, che dimostra come si possono fare delle cose flessibili, esportabili, speriamo in tutta Europa, con semplicità ma contemporaneamente con contenuti di grande qualità e che spiegano la trasformazione del nostro territorio dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi raccontano la guerra, ma la vedono e la raccontano anche nell'obiettivo, diciamo, con la consapevolezza di che cosa è stata, di come è stata vissuta e di com'era il contesto sociale in questo momento qua. Quindi un racconto intelligente, una soluzione molto particolare, molto flessibile, multimediale, moderna, contemporanea, che ci dà soddisfazione perché è stata realizzata così come l'avevamo concepita già fin dall'inizio, soprattutto il Presidente Gherghetta che è stato l'ideatore. Quindi bravi a chi l'ha realizzato, bravo al Museo della Grande Guerra di Gorizia che ha collaborato a questa realizzazione, che siamo convinti che avrà successo, che sarà un tassello importante nel portare la storia di questo, di queste nostre aree, di questa nostra sofferenza anche di 100 anni fa, ovunque, per farci comprendere meglio anche da dove arriviamo, però anche proiettata nel futuro.